L'idea è nata dalla necessità di riportare appunto la salma del ragazzo a casa in quanto è necessario e indispensabile anche per un segno di responsabilità da parte della società civile. E grazie al sostegno e alla prontezza della Casa del Popolo siamo riusciti ad attivare una raccolta fondi che speriamo possa essere efficace in tal senso. Pertanto chiediamo un segno di vicinanza da parte della cittadinanza, oltre ovviamente all'impegno della comunità gambiana presente qui a Teramo, che si è adoperata con i mezzi chiaramente a disposizione. Noi stiamo cercando per portare quello a casa, a Blai. Serviamo le persone che aiutano noi, perché costa tanto per portare il corpo, quindi non dobbiamo fare da, non ce la, non abbiamo i soldi per fare da solo, quindi così abbiamo venuto qua, a Casa del Popolo, a vedere come loro devono aiutare noi per portare quello a Blai, a casa. Io sono il cugino, anche ci sta la famiglia lì, la madre ci sta, sorelli, fratelli, tutti stanno lì, quindi anche loro hanno a chiedere se possiamo fare qualcosa per portare a Blai a casa, però anche loro non hanno soldi per fare quello per portare a casa, quindi noi siamo cercando le persone che aiutano noi.